pecore elettriche con Davide Allegranti. Il libro in realtà è essenzialmente fondato sulla ricostruzione dell'ideale di giustizia in modo culturale, da Israele alla Grecia fino a Roma e al cristianesimo, e poi filtrato dall'illuminismo fino a quando è arrivato a noi. Quindi questa concezione che lei ha esposto correttamente della pena come deterrente inefficace è una considerazione che risulta da tutta una serie di analisi storico-filosofiche sulla applicazione e sulla concezione retributiva della pena dai tempi di Israele fino ad oggi. E perché allora fare Cutro? Ecco, perché molte, Cutro? Perché Rave Party? Perché molte volte il segnale che viene dal legislatore, il segnale della legge penale, non ha una intenzione o un significato di deterrenza, perché nessuno si illude che aumentando di uno o due anni le pene per gli scafisti il fenomeno possa essere interrotto o possa essere addirittura eliminato. Ha un significato però di attenzione politica, significa che la politica, in questo caso il governo, è particolarmente attento a combattere questo fenomeno pernicioso che è il traffico appunto di esseri umani, e una di queste manifestazioni di attenzione è la legge penale che viene inasprita. Quindi è un segnale politico più che di intimidazione giudiziaria. Benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle Pecore Elettriche, che perdonate l'intro un po' lunga ma era necessaria. Qui sulle Pecore Elettriche mi occupo spesso di giustizia e diritto penale, nonché delle loro storture e contraddizioni. Quindi, quando ho ascoltato le parole del ministro della giustizia Carlo Nordio, intervistato domenica scorsa da Fabio Fazio, non ci ho potuto credere, sono saltato sulla sedia, diciamo. Qui Nordio, che è il solito sincero liberale eccetera eccetera, ci confessa un misfatto: esiste la teoria del diritto garantista e poi però c'è la sua applicazione politica pragmatica e realista. Naturalmente nessuno di noi è ingenuo, si sa come va il mondo, un conto sono le affermazioni di principio e un conto poi vedere che cosa succede davvero nelle aule parlamentari. Però è interessante ascoltarlo direttamente dal legislatore, perché quella che emerge in TV da Fazio è la contraddizione evidente che esiste fra il Nordio garantista, autore di raffinati testi giuridici, e il Nordio ministro di un esecutivo che invece è garantista solo a parole, ma nei fatti si inventa nuovi reati oppure inasprisce quelli che già ci sono. Il caso della legislazione anti-rave è emblematico, così emblematico che persino Fabio Fazio riesce a mettere in difficoltà il ministro Nordio quando gli chiede: sì, ma allora Cutro? Ma allora i rave party? Nordio dice candidamente che innalzare le pene serve a dare un segnale politico. E qual è il segnale politico? Che c'è un governo di destra-centro che non fa sconti. Ma allora a che serve avere i garantisti in ruoli chiavi del governo se poi alla fine, nel tentativo di far paura alla gente, si rischia di avere una legislazione illiberale? C'è senz'altro uno iato, una differenza sostanziale fra ciò che si dice in campagna elettorale e ciò che si fa poi quando si è al governo. Ma questo fa parte, diciamo, della manipolazione politicamente e socialmente accettata, quella che siamo disponibili a sostenere quando andiamo a votare, quando ascoltiamo le promesse elettorali di un aspirante governante. In questo caso però è diverso, perché la contraddizione fra il Nordio 1 e il Nordio 2 comporta una diminuzione significativa dei diritti delle persone, una compressione delle libertà. Tutti noi siamo naturalmente sottoposti al compromesso fra le nostre intenzioni e ciò che si può fare, ma qui Nordio ci sta dicendo che la teoria liberale non può niente di fronte alla temperie sociale e culturale. Invece dovrebbe accadere proprio il contrario, specie se siamo in presenza di un ministro coerente che peraltro è anche un magistrato. Resistere alla pressione della pubblica opinione. Le riforme, d'altronde, scontentano sempre qualcuno.